Buonasera a tutti, bentrovati alla degustazione delle ore 17. Questa sera vi porto in Sardegna, vi voglio far assaggiare un vino molto particolare, molto sconosciuto, Cagnulari. È un vitigno autoctono, sardo, di cui non si capisce bene l'origine. Se ne comincia ad avere traccia nei primi dell'Ottocento, ne parla il di Rovasenda, ma non si capisce esattamente se sia un vitigno cresciuto sull'isola o come più probabile sia arrivato dalla Francia o meglio ancora forse dalla Spagna. Voi sapete che già altri due vitigni importanti sardi sono di origine spagnola, portati durante la dominazione spagnola di quest'isola, e quindi qualcuno anche più recentemente ha sospettato che il Cagnulari sia in qualche modo come dire, un vitigno o arrivato direttamente dalla Spagna, o anche c'è qualcuno che propende invece per una, come dire, una variazione, una mutazione del Bovale, altro vitigno tipico sardo. Il Cagnulari ha rischiato l'estinzione perché ormai non veniva quasi più utilizzato, perché il suo passato era un passato di vino da taglio. Quando poi i vini da taglio hanno subito un notevole tracollo economico, nessuno più voleva comprare questi vini per aggiustare altri vini, ecco che praticamente quest'uva era quasi abbandonata. Ci ha pensato Giovanni Maria Cherchi, dell'azienda Cherchi di Usine, che ha in qualche modo ripescato in mezzo alle sue vigne questo vitigno, l'ha moltiplicato, ne ha fatto dei nuovi vigneti e ha dato un'impronta nuova a questo vitigno. Ecco qua la sua bottiglia e andremo quindi a sentire com'è questo Cagnulari, questo vino così insolito anche con questo nome abbastanza singolare. Naturalmente è un vino che ormai viene vinificato con quelle tecniche di rispetto della materia prima, quindi con macerazioni abbastanza prolungate, a temperatura controllata, proprio per saper estrarre le cose buone dalla buccia, e le classiche vinificazioni con un pochettino di affinamento per arrotondare meglio le sensazioni olfattive e gustative. Il vino si presenta subito con una bella tinta, piuttosto scura, bella intensa, con un riflesso anche quasi violaceo, bello cupo, bello intenso. Il profumo ha una ricchezza fruttata straordinaria, ha una sorta di nota di frutti di bosco, di frutti molto maturi, quasi dolci, quasi sfiorano appena appena la confettura, danno questa impressione quasi caramellata, molto, molto dolce. Anche le spezie qua tendono ad aumentare, come dire, questo timbro così morbido e dolce del gusto, e come se non bastasse ci si mette anche un pochettino di rosa, un po' di rosa appassita, ad aumentare ancora di più questa sensazione di dolcezza, di maturità, di morbidezza. Era molto singolare questo profumo, tutto così ovattato, tutto così dolce, tutto così morbido. Anche al gusto ci dà subito, immediatamente, questa dolcezza fruttata, di frutti belli dolci, succosi, con una bella componente ancora floreale al gusto, anche qui che dà dolcezza, bello spessore e anche con un timbro alcolico che tende a scaldare un po' la sensazione gustativa, anche lievemente a scaldare la bocca, dando una forte impressione di maturità, di dolcezza, di morbidezza. La tannicità è davvero invece finissima, minutissima, un vino quindi che avvolge bene la bocca con questa sensazione matura, dolce, calda. È un vino quindi davvero molto confortevole, ha una personalità davvero molto, molto immediata, molto facile, molto catturabile immediatamente, perché è tutta racchiusa in queste poche parole, dolcezza e morbidezza. Ecco quindi che si capisce benissimo il motivo per il quale questi vini erano appunto i cosiddetti vini da taglio, quelli che andavano ad aumentare un po' la corposità e la densità dei vini un pochettino anemici. Ora, naturalmente che questi vini non servono più perché il clima e la viticoltura
riescono a sopperire a tutte le carenze, anche questo vino ha la capacità, la possibilità di mostrarsi da solo per quello che è e per il suo valore qualitativo, che è certamente singolare, con una personalità semplice, facile ma immediata, facilmente comprensibile. Un vino quindi abbastanza abbordabile, che è disponibile anche sui mercati abbastanza ampiamente, lo potrete trovare anche con una certa facilità. Io faccio i complimenti a Giovanni Maria Cherchi per questo suo impegno per la salvaguardia dei vitigni autoctoni, invito tutti voi a consumarli, a provarli questi vini, e naturalmente vi do appuntamento alla prossima serata.